Esercizio tipo simulazione d'esame sull'esperimento di Thomson. In questo primo video vediamo come si risolve il problema senza entrare in tanti dettagli e senza calcoli, ma soltanto accennando al procedimento generale. È meglio se adesso fermate qui questo video, provate a risolvere da soli il problema e soltanto se avete difficoltà e non sapete andare avanti, guardate questa soluzione. Cioè questo procedimento generale. Cominciamo. Il nostro apparecchio di Thomson misura il rapporto E su M degli elettroni. È costituito da un condensatore piano, questo, con armature distanti 5,4 cm, un cartoncino centimetrato tra le armature, e intorno al condensatore ci sono due bobine di Helmholtz, queste, da 320 spire ciascuna, e di raggio 6,8 cm. I campi elettrico e induzione magnetica sono perpendicolari tra loro e perpendicolari alla velocità d'ingresso degli elettroni nel condensatore. Gli elettroni entrano qua, al centro del condensatore, dopo un'accelerazione anodica, in questo tratto, attraversano il condensatore dove c'è un campo elettrico verticale e c'è anche un campo B, induzione magnetica, perpendicolare al piano di questa figura, cioè che entra oppure esce. Il verso del campo B, se entra oppure esce, dipende dal verso della corrente nelle bobine di Helmholtz. Sappiamo infatti che se la corrente gira in senso antiorario, per la prima regola della mano destra, il campo B esce verso di noi. Se invece la corrente gira in senso orario, il campo B entra nella figura. Il campo elettrico può essere rivolto in alto o in basso, dipende da come alimentiamo le piastre del condensatore. Sappiamo che il campo elettrico va sempre dalla lastra positiva a quella negativa, quindi se la lastra positiva è sotto e quella negativa è sopra, il campo elettrico va dal basso verso l'alto. L'esperimento va eseguito in due fasi successive. Prima, solo con il campo elettrico, il fascio viene deviato e descrive una traiettoria parabolica sulla quale prendiamo un punto e nel nostro caso il fascio viene deviato verso il basso diversamente dalle figure sotto. Qua, per esempio, il fascio viene deviato in alto. Ovviamente per cambiare la deviazione del fascio verso il basso anziché verso l'alto basterà invertire il campo elettrico e quindi invertire le polarità, cioè la differenza di potenziale sulle armature. Prima domanda, dimostra che il rapporto carica-massa degli elettroni vale questa formula. Il procedimento è molto simile a quello per risolvere il primo punto della simulazione ministeriale sulle parabole di Thomson. E quindi bisogna scrivere l'equazione della parabola, cioè della traiettoria parabolica degli elettroni, bisogna scriverla prima in forma parametrica con le due equazioni, una per la x e una per la y, dove x è questo asse e y è quest'altro asse, l'origine degli assi conviene metterla qui, anzi qua dove c'è lo zero. Quindi x e y è qua. Qui c'è zero, l'origine. Sappiamo che il moto orizzontale è un moto rettilineo uniforme, invece il moto verticale è uniformemente accelerato, in questo caso verso il basso. Dopo aver scritto le equazioni parametriche, bisogna eliminare il parametro che è il tempo per trovare l'equazione cartesiana che lega le due coordinate x e y e poi invertire l'equazione cartesiana per trovare il rapporto E su m. Qui in pratica si riconosce l'equazione cartesiana della parabola perché c'è y e, portando questo termine di qua, c'è x alla seconda, quindi y è uguale x alla seconda, a parte il coefficiente. XP e YP sono le coordinate di questo punto P, preso sulla traiettoria, per esempio. Se la traiettoria fosse questa, il punto potrebbe essere 7 la x e 1 la y. Invece nel nostro caso il punto è 8 meno 2, lo vediamo più tardi, quindi più avanti. Quindi la traiettoria deve verso il basso. Vedremo più avanti infatti che il punto ha coordinate 8 centimetri e meno 2 centimetri. Passiamo ora al secondo punto. La velocità degli elettroni, V0, non è nota in questa formula qua, V0. Allora, per misurare V0 e quindi poter poi misurare il rapporto E su m, che è il nostro obiettivo finale, misurare il rapporto E su m degli elettroni,
Dunque, per misurare V0 si passa alla seconda fase dell'esperimento, si accende l'induzione magnetica B in modo da annullare la deflessione elettrica. Stabilisci qual è il verso della corrente elettrica nelle bobine di Helmholtz, ragionamento visibile. C'è da ragionare in generale così. La forza elettrica devia il fascio di elettroni verso il basso, in questo modo. Allora la forza magnetica deve annullare questa forza elettrica verso il basso, quindi la forza magnetica deve essere rivolta in alto, e allora c'è da capire se le correnti nelle bobine di Helmholtz devono girare in senso antiorario oppure in senso orario, in modo da fare una forza magnetica verso l'alto. Terzo punto, ora l'esercizio diventa numerico. Prima invece è stato soltanto un esercizio teorico con le formule, ma senza i numeri. Calcola il rapporto E su M sapendo che il punto scelto ha coordinate 8-2 cm. Cioè il punto scelto è qua. Vuol dire che la traiettoria devia e passa per questo punto, 8-2 cm. Quando la DDP applicata al condensatore è 2,40 kV. La DDP applicata a questi due spinotti, qui e qua, DDP applicata al condensatore è 2,4 kV, 2,40 kV. E poi, sapendo che la traiettoria diventa rettilinea, facendo scorrere nelle bobine la corrente elettrica di 0,31 A. Quindi c'è da sostituire i valori in questa formula. Per calcolare il rapporto carica-massa, XP, YP, eccoli. Il campo elettrico va calcolato conoscendo la DDP applicata al condensatore, 2,40 kV, e la velocità d'ingresso degli elettroni, che non era nota, adesso invece lo sarà. Perché siccome la traiettoria è diventata rettilinea, adesso l'apparecchio di Thomson è un selettore di velocità. E noi sappiamo calcolare la velocità delle particelle che vanno dritte dall'uguaglianza della forza elettrica e della forza magnetica che si annullano. Quindi sappiamo che la velocità di queste particelle, V0, è uguale al rapporto tra il campo elettrico e il campo induzione magnetica, V0 uguale E diviso B. E, campo elettrico, abbiamo detto che lo troviamo dalla DDP applicata al condensatore, mentre invece il campo B lo possiamo calcolare dall'intensità della corrente elettrica, 0,31 A, utilizzando la formula delle bobine di Helmholtz. Quindi, dal rapporto dei campi E diviso B abbiamo questa velocità, velocità V0, che rimane inalterata durante il passaggio degli elettroni all'interno del condensatore. Sostituendo questa velocità qua, troviamo il rapporto E su M del nostro esperimento. E scriviamo qua il risultato. Ora calcoliamo il rapporto E su M in letteratura scientifica. Infatti sappiamo quant'è la carica dell'elettrone, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb, e sappiamo quant'è la massa dell'elettrone, 9,11 per 10 alla meno 31 kg. Quindi possiamo confrontare il risultato che abbiamo ottenuto noi sperimentalmente con il risultato atteso, noto in letteratura, e calcoliamo l'errore percentuale commesso facendo un procedimento simile a quello che faccio adesso con un esempio inventato. Immaginiamo di voler misurare una grandezza fisica, il valore atteso è 20, non diciamo neanche l'unità di misura, immaginiamo che sia 20 il valore atteso, e noi troviamo sperimentalmente 21. Allora ci siamo sbagliati di 1 su 20, che era il valore atteso. L'errore percentuale si calcola dividendo lo scostamento, diciamo l'errore assoluto, cioè abbiamo sbagliato di 1, rispetto a 20, quindi dividendo 1 diviso 20, e poi moltiplicando per 100 per trasformarlo in percentuale. Quindi il nostro errore sarà una parte su 20, che viene 0,05, e che in percentuale corrisponde al 5%. Un procedimento simile dobbiamo farlo con il rapporto E su M, quindi di quanto questo E su M che abbiamo dato noi si discosta da E su M teorico atteso, e poi questo scostamento dividerlo per E su M atteso. Quello che viene è l'errore relativo, poi per 100 si trasforma in errore percentuale. Ultima domanda, la tensione anodica utilizzata per accelerare gli elettroni prima dell'ingresso nel condensatore. La tensione anodica è quella che va data tra questo punto dove gli elettroni vengono prodotti dal filamento
e quest'altro punto dove c'è l'anodo, cioè l'elettrodo positivo che attrae gli elettroni accelerandoli. Infatti, in questo punto c'è una tensione positiva di alcuni kilovolt di solito, mentre nel punto dove sono prodotti gli elettroni c'è una tensione pari a zero. Quindi in questa zona c'è un forte campo elettrico rivolto dall'elettrodo che ha il potenziale maggiore, quindi kilovolt, quindi l'anodo, verso destra, dove il potenziale è nullo, e questo campo elettrico è molto intenso perché stiamo parlando di kilovolt che cadono, per così dire, in uno spazio di pochi centimetri. Quindi c'è una rapida, ripida caduta di tensione in pochi centimetri di spazio. Questo intenso campo elettrico rivolto verso destra accelera violentemente gli elettroni verso sinistra, perché gli elettroni sono cariche negative, quindi subiscono una forza elettrica nel verso contrario al campo elettrico, quindi la forza elettrica va verso sinistra. La domanda è quanto è questa tensione anodica, cioè questo spinotto va collegato a quanti kilovolt? Qui sotto c'è anche lo schema dei collegamenti, questo è lo spinotto da collegarsi con l'alimentatore di alta tensione che appunto arriva fino a qualche kilovolt, mentre invece di qua c'è la tensione zero collegata a terra. Lo vediamo anche in quest'altra immagine. Questo è l'alimentatore che dà la tensione anodica fra questi due punti. Per rispondere a questa domanda, quanto vale la tensione anodica? Ricordiamo che gli elettroni partono praticamente da fermi e quindi all'inizio sono pieni di energia potenziale elettrostatica ma senza energia cinetica. La loro energia potenziale elettrostatica è Q per delta V, dove delta V è la tensione anodica, la differenza di potenziale tra l'anodo e il catodo. Man mano che accelerano progressivamente questa energia potenziale elettrostatica, Q per delta V, Q è la carica dell'elettrone, quindi possiamo anche dire E per delta V, si trasforma progressivamente in energia cinetica, così che al termine dell'accelerazione tutta l'energia potenziale elettrostatica, E delta V, è diventata tutta energia cinetica. Immaginando inizialmente che l'energia cinetica non sia relativistica, potremmo dire che questa energia cinetica la calcoliamo con la formula 1 mezzo mv alla seconda, però questo è da dimostrare. E questa infatti è l'ultimissima domanda della simulazione, perché noi dobbiamo vedere se l'energia cinetica acquistata dagli elettroni è confrontabile, oppure se è molto minore, dell'energia di riposo. Se l'energia cinetica degli elettroni è molto minore della loro energia di riposo, gli elettroni non sono relativistici. Tornando brevemente alla domanda precedente, la tensione anodica, la possiamo calcolare dalla conservazione dell'energia, come abbiamo detto, E delta V uguale energia cinetica. E l'energia cinetica in qualche modo è già nota, perché abbiamo detto prima che noi conosciamo la velocità degli elettroni grazie al rapporto tra il campo elettrico e il campo induzione magnetica. E sappiamo anche se questa velocità è relativistica o no. Basta confrontarla con la velocità della luce. Se questa velocità non è relativistica, possiamo scrivere l'energia cinetica 1 mezzo mv alla seconda e quindi ricavare dalla conservazione dell'energia meccanica, ricavare la tensione anodica. Nel prossimo video vediamo tutto lo svolgimento dettagliato con tutti i calcoli. Però prima di passare al prossimo video, provate adesso da soli a svolgere tutto il problema utilizzando i ragionamenti che abbiamo appena detto in questo video.